Allora, grazie per questo invito, anche perché confesso è la prima volta che sono a Como e quindi con qualche imbarazzo ci sono voluti molti anni, ma finalmente ho potuto ammirare la vostra città, bellissima. Quindi grazie molto per l'invito. E spero non rimpiangerete l'invito, perché la serata sarà dura. Ecco. Mi hanno detto che le aspettative sono alte, quindi le delusioni saranno profonde. Ecco, in questo contesto l'idea è che nella 40 minuti che abbiamo insieme io vi racconti un po' tutto quello che accade del digitale. Ovviamente non è possibile. Allora, il titolo è molto vago e mi permetterà di fare qualche esplorazione. Esplorazione. Allora, nella speranza che la tecnica ci aiuti, ci aiuta. La prima osservazione, scusatemi, ma troppi anni all'estero non so se ho imparato l'inglese, ma ho un po' disimparato l'italiano. E quindi se sentite che qualche congiuntivo non funziona di questi tempi, non è un problema. E se ovviamente qualche inglese di troppo, perdonatemi, per la pigrizia. Questa è soltanto una premessa per parlare dell'argomento, che vi ho promesso, il digitale e che cosa cambia nella nostra vita. Due parole, forse avrete riconosciuto, quella è la copertina di un libro famoso, Bacone, che all'inizio, diciamo, dell'epoca moderna ci racconta un po' l'esplorazione che la filosofia dovrebbe fare. Allora, i filosofi, e questa è la piccola premessa, così capite un po' subito come andremo a sviluppare i prossimi 40 minuti, i filosofi, quelli bravi, o quelle brave, si dividono in due gruppi, i colonizzatori e gli esploratori. Gli esploratori si chiamano Aristotele, i colonizzatori si chiamano gli aristotelici, i platonici e Platone, Kant e i kantiani. Allora, con l'ambizione di uno che viene da Oxford, ovviamente che cosa vuoi fare da grande? Vuoi fare l'esploratore. Allora, quello che farò con voi sarà un minimo di esplorazione, vedere che cosa c'è nel mondo del digitale e poi cercare di tornare. E siccome gli esploratori spesso si perdono, questa è la mappa. Allora, copriremo questi cinque punti. Introdurrò anzitutto il concetto di società delle mangrovie. È un'idea molto semplice, ma ci serve per stare tutti un po' sulla stessa pagina. In che società viviamo oggi? La società delle mangrovie. Magari resta anche a mente un'immagine, così poi fa caldo, bello, ai tropici. Nevicava quando ho lasciato Oxford. Poi passeremo alla capacità del digitale di scollare e incollare cose che noi, proprio la nostra società oggi, abbiamo ereditato dall'epoca moderna come non incollabili o non scollabili. Immaginate come se il digitale fosse una specie di adesivo o di acido che unisce delle cose che noi abbiamo sempre considerato scollate o scolli cose che noi pensavamo fossero un blocco, di cui spero che resti un po' chiaro perché sta facendo questa gran differenza. E poi da qui potremmo andare in qualsiasi direzione, siamo un po' usciti dal porto. E allora dove andiamo? Ecco, io un po' tergiversando anche con l'organizzazione, si poteva coprire tantissimo, ma a quel punto avremo poco tempo a disposizione, quindi la seconda metà, diciamo così, sarà nei confronti della differenza che tutto questo fa nella politica. I tempi sembrano anche maturi per un dialogo del genere, e ho pensato, perché no? Allora, che cos'è l'agire politico oggi alla luce del digitale? La cosiddetta governance, cioè il governo del digitale come problema reale, e poi un finalino su, ma che progetto abbiamo per la nostra società del digitale oggi? Il progetto umano del XXI secolo. Possibile che stiamo sempre a riparare, come dire, emergenze, problemi che ci vengono addosso e non abbiamo una strategia? Chiuderemo con questo. Allora, capite che la strada è lunga e quindi andrò un po' veloce adesso. La società delle mangrovie. Allora, la società delle mangrovie ha un suo inizio. Inizieremo con un classico e finiremo con un classico. Questa è la copertina originale di quel famoso romanzo, una storia di due città. Dickens l'ho messo lì in italiano e ve lo leggo per chi forse è troppo lontano, ma insomma si legge bene. Era il tempo migliore e il tempo peggiore, la stagione della saggezza e la stagione della follia. Ecco,
L'epoca della fede e l'epoca dell'incredulità, il periodo della luce e il periodo delle tenebre, la primavera della speranza e l'inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi. Eravamo tutti diretti al cielo, eravamo tutti diretti da quell'altra parte. A farla breve, gli anni erano così simili ai nostri. In effetti, questo è stato scritto tanti anni fa, più di 2 secoli, grosso modo, eppure sembra l'altro ieri. Un'epoca di trasformazione. Questa trasformazione oggi ha al suo interno diversi accostamenti. Uno, noi viviamo in un'infosfera in cui l'analogico e il digitale ormai si fondono. Se siamo arrivati qui con l'automobile attraverso magari una mappa su Google oppure un qualche comando, magari scaricando della musica, magari sempre con le mani sul volante, ma parlando con qualcuno al telefono, chiedere se è online, se è offline, digitale, analogico, non ha più senso. Sono nell'infosfera e sono on live. Progetto europeo che abbiamo fatto qualche tempo fa, cioè vivo in quella zona in cui le cose cominciano a mescolarsi, un po' analogico, un po' digitale, un po' online, un po' offline. E come mai questo funziona? Questo funziona perché invece di adattare la tecnologia al mondo, abbiamo adattato il mondo alla tecnologia e lo stiamo facendo sempre di più. E come? Ma con costi sempre più bassi, con computazione sempre più potente, con sempre più dati, con quella che si chiama la machine learning, cioè l'abilità delle macchine di adattarsi al mondo, con algoritmi che sono sempre più furbi, con l'Internet of Things, cioè quelle cose che ci circondano oggi, e con la vita on life. Passiamo sempre più tempo nel digitale, sempre meno nell'analogico, inevitabilmente lì i veri pesci sono il digitale, non siamo noi. Ecco qua allora la società delle mangrovie. Le mangrovie, come sapete, crescono in quei posti bellissimi tropicali dove fa caldo, quella non è Oxford, cioè magari. E in queste zone l'acqua salata si mescola con l'acqua dolce. Chiedere a qualcuno, ma l'acqua qui è salata o dolce? Vuol dire non aver capito dove sei. Sei alla foce del fiume. L'acqua è salmastra. La società è delle mangrovie, è un po' l'uno e l'altro. Allora se vi sentite dire è tutto analogico, l'abbiamo già visto, oppure il guru di turno, è tutto digitale, tutto... ma non è vero né l'una né l'altra cosa, non è né salata né dolce, è un po' tutte e due, è un po' on life, è un po' infosfera. Allora in questo mondo che noi viviamo è dove ci stiamo espandendo. È come se tutti che vivono sul fiume vengono alla foce e tutti quelli che vivono al mare vengono alla foce. Lì è lo spazio. 1,5 miliardi di persone su YouTube stanno nella società delle mangrovie. 2 miliardi di persone su Facebook stanno nella società delle mangrovie. Digitale, analogico, tutte e due. Avete capito? Allora, in questo contesto, qual è la differenza? Che lì dove ci sono le mangrovie, il digitale fa questa bellissima operazione di cut and paste, che in italiano viene male, perché il copia e incolla non dà l'idea del taglia e incolla. Allora, il cut and paste, ho tra l'altro questa parolina strana inglese, to cleave, dalla quale viene anche il cleavage, è strana forte, perché in realtà sono due parole tedesche che significavano due cose diverse, che alla fine, siccome in Gran Bretagna, grazie a Dio, lo spelling è quello che è, mescolando tutto sono diventate una parola sola. E una voleva dire staccare, e l'altra voleva dire attaccare, il che non aiuta, perché se è una parola sola per dire tutte e due le cose, dice domani sera andiamo a cena fuori, dipende dal cleave, ha detto di sì o ha detto di no. Ecco, il cleave power è quello che fa il digitale. Incolla e scolla, in che senso? Adesso vi faccio qualche esempio, poi lo vediamo bene però nel mondo della politica. Noi, per capirlo meglio, e sempre perché vi avevo promesso che dalla leggerezza precedente saremmo passati alla pesantezza della filosofia, qualche parola tedesca, anche così, noi veniamo da un periodo storico in cui c'è stato un primato delle cose. Il mondo l'abbiamo sempre visto come la sedia, l'orologio, l'oggetto nelle mani, e un andamento meccanicistico. Pensate a Newton, Galileo, le cose che sbattono une con le altre. Ecco, questo mondo qui sta un po' cambiando, almeno per i più giovani qua, le più giovani in sala. Noi oggi abbiamo sempre di più presente il mondo come fatto di relazioni. E il primato delle relazioni porta a un modo di pensare che è molto più legato alla rete. Dice, va bene, che differenza c'è tra un meccanismo e la rete? È facile. Meccanismo, ci sono tante cose, le metto insieme, fanno un oggetto che funziona, ma le cose sussistono per conto loro. La rete,
Prima c'è la struttura e poi i vari nodi. Allora qui qual è l'analogia? È quella delle strade con le rotonde. Voi immaginate qualcuno, magari al comune, qualcuno di Roma, ad esempio, che dice mettiamo tante belle rotonde e poi le colleghiamo con le strade. Guardi, non funziona così. Prima ci sono le strade e poi ci sono le rotonde. Il che vuol dire che ci sono prima le relazioni e poi i nodi costituiti dalle relazioni. Dice, ah, va bene, allora tutto qui. Se è tutto qui, allora voi, io, loro, noi siamo le rotonde. E senza le strade non ci saremo. Possibile, nello stesso senso in cui questa sedia è un campo di forze. Senza le forze non ci sarebbe la sedia. Ce lo dice la fisica e nel caso nostro ce lo dice la filosofia. Allora, una filosofia, adesso avete questi due elementi da giocare, no? Da tenere così in aria. Uno, cut and paste, questo no, incolla e scolla. Due, dal pensiero causale al pensiero relazionale. E che ci facciamo con questo? Ci capiamo tante cose. Abbiamo scollato presenza e localizzazione. Cioè, possibile? Quei ragazzi lì che hanno fatto lo shopping online, l'hanno fatto online. Dove? Ricordate, online, infosfera, da quelle parti lì, nella società delle mangrovie. E dice, a me che me ne importa? Me ne importa tantissimo. Quello è il mondo delle banche e delle agenzie di banca negli Stati Uniti. Stanno chiudendo tutte. Perché? Perché l'agenzia di banca era fatta in un mondo in cui la localizzazione e la presenza erano la stessa cosa. Io ero lì dove operavo e operavo lì dove stavo. Andavo in banca a magari consegnare l'assegno, ma oggi chi va più in banca? Scollato, la banca scende, però il cappuccino, è il cappuccino, no? Il cappuccino lo prendo al bar. E quello è il numero di coffee houses negli stessi Stati Uniti. Sta crescendo. Perché? Perché se devo unificare i due, l'unico luogo in cui posso prendere il caffè è lì, dove presenza e localizzazione sono ancora la stessa cosa. Allora, la prossima banca, quando deve chiudere, diteglielo, offrite un cappuccino, vedrete che vengono. Allora, in questo contesto, che cos'è che abbiamo scollato anche? Sempre per darvi un po' un assaggio, stiamo uscendo dal porto e non ci siamo ancora in alto mare, non ci siamo ancora persi, però insomma, per avere un po' di orientamento. Abbiamo scollato, ad esempio, la territorialità della legge dai limiti della legge. Era bello, quando post Westfalia, metà del 600 in poi, abbiamo raggiunto questa organizzazione perfetta. A casa mia si fa così, a casa tua si fa colà. Pace in Europa. Però nel cyberspazio non funziona così. A casa mia, a casa tua, e dove stiamo? Ad esempio, per il diritto all'oblio, posso io, Francia, chiedere a Google di rimuovere i links dal motore di ricerca negli Stati Uniti? No. Legge europea a casa tua. Risposta: ma manca soltanto un click, e allora che ci vuole? Invece di fare Google Italia, faccio Google Stati Uniti e trovo tutto. Sì. Qual è il problema? Che abbiamo scollato queste due cose e non le stiamo rincollando, quindi o troviamo una soluzione post-Westfalia oppure questo problema resta con noi. Altri piccoli problemini, ad esempio l'Europa. L'Europa l'abbiamo costruita con l'idea newtoniana, vi ricordate, lo spazio non era mangrovie. Quella piccola cosina lì giù, questa cosina qua, Cipro, in quel vecchio Atlante, quello che non usiamo più, sta lì. Cipro è o fa parte dell'Asia. Ma l'Europa è costruita in maniera newtoniana, paesi europei. Su Cipro abbiamo fatto un'eccezione. Ho detto sì, però culturalmente. Allora, se Cipro è un'eccezione culturalmente e sta dentro l'Europa, l'Unione, perché non fare altre eccezioni? Cioè, se non è la sostanza, le cose, Newton, ma le relazioni che contano, non è dove stai sulla mappa, ma le relazioni culturali che hai con l'Europa che contano, ed è così, io sono d'accordo, Cipro dentro, ma allora magari anche il Canada. È possibile che il Canada non possa entrare in Europa? C'è tanto altro spazio per cose che sono in maniera relazionale, tra virgolette, europee. Non basta la geografia, perché la geografia, vi ricordate, l'abbiamo scollata. Insomma, capite che qui di questioni ce ne sono molte. Allora, stiamo uscendo dal porto. Viviamo nella società delle mangrovie, all'interno della quale il digitale sta scollando e incollando cose diverse. In questo scollare e incollare ci stiamo un po' riorientando con cose che noi abbiamo sempre assunto come non mutabili. Di tutte queste cose, vi ho detto, pensiamo in maniera più relazionale, meno causale, e in questo contesto
ci poniamo anche la domanda, e allora che cambia? Tanto, tantissime cose. Tra queste la politica. Vi dicevo, questa è una delle direzioni che con quel naviglio che abbiamo iniziato a utilizzare con Bacone potremo prendere. Ce ne sono altre, magari in un'altra occasione. Ma vediamo sull'agenzia o l'agentità, la capacità di agire politico, quale non è il problema? Questo è una storia che ci siamo raccontati dal 1861 in poi. Il testo è in inglese, ma non ha importanza, perché il testo dice: quanto sarebbe bello se potessimo tutti decidere politicamente, stando nella stessa città, ognuno alzata di mano. Quella è la vera democrazia. In realtà siamo troppi. Purtroppo, come John Stuart Mill dice, peccato. E allora bisogna farla rappresentativa, perché non possiamo stare tutti insieme a decidere tutti insieme. Dal 1861 in poi, questa storiella ce la siamo raccontata per giustificare il fatto che votiamo altre persone, per decidere per noi. Allora, questa è la storia. Passano i secoli e all'improvviso abbiamo una tecnologia che ci permetterebbe di fare quello che dice Mill. Dice: ah, va bene, guarda, adesso abbiamo il digitale. E adesso con il digitale, questa cosa che tu dicevi nel 1861, che non si poteva fare allora perché pezzetto di carta, siamo milioni, clic, problema risolto. Ah, no, guarda, scherzavo. Non era così. Quella storia che raccontavo non era la storia che bisognava continuare a credere. Allora, la democrazia rappresentativa, in realtà, se voi chiedete alle persone, agli esperti, dice: ma che cos'è che conta come democrazia oggi? Si divide in due grandi partiti, chiamato il partito della sintassi e quello della semantica, cioè quello delle regole e quello dei contenuti. Secondo qualcuno dice i proceduralisti: no, ma è una questione di regole. Le regole poi le decidiamo, ma qualcosa conta come democrazia soltanto se le regole sono quelle giuste. Poi vediamo quali sono. Altri dicono: no, no, guarda, non è una questione di regole, è una questione di sostanza, di valori. Le regole fai come ti pare, ma se difendiamo questi valori, quella è una democrazia. Ora, tutti e due in realtà assumono alle spalle, i due blu, che ci sia già l'esercizio del potere. Ma alla fonte c'è qualcosa di più. C'è qualcosa che Mill non vi voleva dire, e cioè la separazione strutturale tra chi il potere ce l'ha e chi lo esercita. Allora, in questa distinzione strutturale, questa è la storia che ci saremmo dovuti raccontare. Allora, in questo senso, la democrazia rappresentativa non è, come dire, un compromesso, un quanto sarebbe stato bello stare ad Atene, che non è mai esistita quelle Atene lì, tra l'altro. In realtà è proprio la cosa che vogliamo. Qui però c'è un problema, e cioè che la soluzione che noi stiamo proponendo qui, cioè questa separazione, vi ricordate, il digitale, fa finta di incollare, no, la mia decisione con la democrazia diretta. In realtà dovrebbe aiutarci a scollarlo in maniera accurata. Allora, qui qual è il problema? Il problema è che se voi scollate, come abbiamo voluto fare da sempre, chi il potere ce l'ha da chi lo esercita, poi bisogna rimetterlo insieme. Si chiama consenso. Il consenso, purtroppo, se noi ne abusiamo, diventa un po' come l'antibiotico. Gli antibiotici fanno bene, e così anche la democrazia. Ma troppi antibiotici creano una resistenza agli antibiotici. L'eccesso di democrazia, che si chiama populismo, crea una malattia della democrazia. E il guaio della democrazia, anche quella digitale, è che non c'è nessun altro da cui andare. Se io ho una brutta monarchia, qualcuno alza la bandiera e dice: democrazia. Se io ho una dittatura, dico: democrazia. Putin, democrazia. Trump, democrazia. Theresa May, democrazia. Se sto qui, che facciamo? Perché questa è già democrazia e non è che si va a riparare da qualche altra parte. Cioè, la democrazia dovrebbe un po' essere la sua, no, ancora di salvataggio. E allora l'unica soluzione è una democrazia migliore, e qui il digitale aiuta. Quello che vedete lì è un teorema antico di Condorcet che dice, grosso modo, in maniera molto semplice, che più siamo, meglio decidiamo. Qui sotto vedete il numero di persone e qui la probabilità che la maggior parte di noi abbia azzeccato la decisione. Tanti più siamo, tanto meglio la decisione. Non funziona proprio così, ma grosso modo, ci sono un po' di condizioni da mettere a posto. Però è un teorema, roba matematica, cioè i matematici sanno quello che fanno. Allora, come facciamo noi a mettere
in posizione con il digitale, vi ricordate, siamo usciti in mare aperto, adesso ci stiamo un po' perdendo, cioè, come si fa a fare una depurazia buona, gli antibiotici, oddio, ma c'era la società delle mangrovie, poi questo e quell'altro, e qui che facciamo? Beh, qua basta aggiungere più votanti. Quelli in rosso e in vari colori sono i paesi che insistono su quello che la nostra Costituzione non chiama un diritto, ma chiama un dovere civico, che è quello di votare, è un dovere civico. Non è tanto un diritto. Allora, il dovere civico in alcuni paesi viene imposto. Magari si potrebbe imporre. Più siamo a votare, democrazia digitale, meglio le cose vanno. Oppure, magari si potrebbe anche alzare o abbassare l'età del voto. Più ragazze, più ragazzi, meno conservatorismo, magari arrivano idee nuove. Si alza il numero, magari le decisioni funzionano meglio. Poi lo diceva già Rousseau, l'importante è che questa gente, Rousseau quello del libro, questi magari a insegnare qualcosa a chi vota è una buona idea. Lo diceva già lui, che insomma sosteneva la democrazia, e quindi avere votanti che sono migliori. E soprattutto una democrazia che oggi nel digitale ha fatto il suo corso. Perché? Perché nel digitale, cioè in questo mondo in cui noi siamo sempre accesi, ma accesi in maniera diversa da come lo avevamo in passato, cioè accesi nel senso di turn on, la politica non è più quella di Aristotele, in cui ci definiva noi stessi animali politici, diceva, ma voi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ma che altro fai dalla mattina alla sera se non pensare politica, mangiare politica, digerire politica? Non è così, noi ci accendiamo ogni tanto, ci preoccupiamo di qualcosa, smettiamo di preoccuparci, andiamo oltre, allora la politica deve fare con il digitale, avete visto l'analitica Cambridge, no, Oxford, by the way, gentaccia proprio questa situazione. Ecco, che cosa combinano? Perché? Perché devono andare appresso alle persone. Io non sono acceso, qualcuno mi deve accendere, come mi accende? Toccando i posti giusti. E come fa a toccare i posti giusti? Sapendo chi sono, come fa a saperlo? Facebook ha tanti dati e se riuscissi a prenderli si chiude il cerchio. Allora a questo punto la fine della politica vista da Aristotele, sono sempre acceso, vuol dire che qualcuno mi deve accendere, vuol dire che qualcuno ha i dati, vuol dire che qualcuno li utilizza i dati, vuol dire che qualcuno può manipolare le preferenze degli individui. Allora in questo senso la politica non tornerà più ad essere quello che era un passato, questo punto l'abbiamo passato e questa soglia vuol dire che meglio cominciare a pensare alla politica veramente come un marketing, non perché sia una buona idea, ma perché è così, è il realismo con cui dobbiamo avere a che fare. E la politica meglio che non sia un lavoro, meglio che sia un passatempo oppure un impegno, ma l'idea che qualcuno lo faccia di lavoro rischia con i dati di tornare al problema che vi ho detto prima. Allora in questo contesto che cosa vuol dire migliorare un po' la politica? È che il digitale ci può permettere di fare qualcosa di più del semplice utilizzo della motivazione come interesse. Il digitale fa anche qualcosa di più, che è quello della speranza. Non lo fa soltanto il digitale, ma oggi questi sono gli strumenti che abbiamo. Se voi guardate la pubblicità, oggi chi cos'è che vi promette di più, meglio, ogni volta? Il prossimo telefonino, la prossima app, il prossimo servizio. E il digitale è unico nella sua capacità di prometterci sempre di meglio, sempre di più, sfruttando uno dei due grandi motori dell'azione umana, che non è soltanto l'interesse ma anche la speranza. Anche qui il digitale potrebbe essere utilizzato in maniera intelligente se indirizzato nel modo giusto. È un po' una confusione. Vi ricordo, eravamo nella società dei mangrovie. Lì crescono le cose confuse, si spaccano e si incollano. E in questo aprirsi e incollarsi e staccarsi, alcune cose sono cambiate. Vi ho fatto qualche esempio. Nella politica questo vuol dire che abbiamo cercato di rincollare qualcosa che avevamo scollato a ragion veduta. Avevamo scollato chi il potere ce l'ha, popolo sovrano, da chi lo esercita. Ed è una cattiva idea rincollarlo, perché altrimenti si parla di dittatura della maggioranza, che anche i padri della Costituzione americana pensavano fosse una cattiva idea. E la confusione inevitabilmente è presente. In questo caso, sempre di confusione, la politica diventa una questione on demand. È più facile trovare un politico su Facebook che risponde a chi che sia piuttosto che interrogarlo dal vivo. In questo caso è sbagliato avere soltanto un motore, che è quello dell'interesse privato, che motiva la politica. In realtà noi in questo modo noi stiamo sviluppando soltanto un metà progetto, che è il progetto moderno. Vi ricordate da dove abbiamo ereditato tutte queste cose? Che
o sono degli atomi che non riusciamo a pensare come staccabili, o sono pezzi staccati che non riusciamo ancora a immaginare come incollati. In questo contesto, la metà del progetto qual è? Che nelle democrazie normali noi oggi pensiamo che fare buona politica significa soltanto stare su una gamba, cioè quella del far sì che i progetti individuali possano essere sviluppati. E il progetto sociale qual è? Di noi, quello che gli americani chiamerebbero We the People. Ricordate la prima riga, la prima linea della Costituzione americana? We the people of the United States, noi, il popolo italiano, che facciamo al di là del progetto di Mario, Giovanni, Peppino? Ecco qua c'è da rivedere un po' in modo globale l'uomo economico, perché quello che facciamo in questo modo è polarizzare, disinteressare e creare una mancanza di fiducia che è poco costruttiva. Questa è l'altra gamba che il digitale può costruire. Coordinamento, non soltanto lasciare emergere le cose, ma coordinarle. Perché se io vado a spingere l'automobile e poi la spingi tu e la spingi un altro, quella non si muove. Spingiamo tutti e tre, magari c'è una chance. Progetti più ambiziosi, questo il digitale in coordinamento lo può fare. E costi di opportunità, perché quello che non stiamo facendo, anche in Italia, con il digitale, ma non solo, è un costo enorme. Sono le strade non prese, le scelte non fatte. Allora, in questo contesto, noi siamo addirittura d'arrivo, qual è la vera sfida oggi del digitale? Molti si sente giustamente anche sui giornali dire l'innovazione tecnologica, ma non è così. L'innovazione tecnologica oggi non è una sfida, è una realtà, è un fatto di tutti i giorni, è quello con cui ti svegli la mattina e vai a dormire la sera. Lo fanno chiunque, lo fanno meglio, lo fanno altri. È quello che facciamo con questa innovazione digitale che farà la differenza. Cioè, quindi non è la, no, digital innovation a fare la differenza, è la governance of the digital, cioè quello che ci facciamo, il governare questo digitale che renderà, ad esempio, l'Italia un paese che funziona oppure no. Ecco, in questo senso una speranza viene dal design e stiamo arrivando anche a temi molto più vicini alla cultura che abbiamo appena visto essere presentata qui oggi. Il design ha una grande proprietà. È la controparte del cut and paste. Se ci pensate, abbiamo un vincolo, abbiamo un'opportunità per risolvere un problema verso un fine. Questo è il design. In questo contesto, vi ricordate quello che scolla e quello che incolla? Ma se io ho tante cose che posso incollare e scollare, ho più opportunità e meno vincoli. Se ho una pietra sola davanti, sono io e l'universo, e c'è soltanto una pietra, che design posso fare? Ma se la pietra sono tante, ne ho messo una sopra l'altra, una a destra, se posso quindi scollegare e ricollegare le cose in maniera diversa, il digitale questo lo fa ordinariamente, ma le potenzialità del design sono estreme. E quindi il governare il digitale significa avere dalla propria parte il design. Ricordate nella società dei mangrovi quando tutto si rimescola con tutto? Lo possiamo rimescolare noi secondo un design. Questa è un'opportunità importante, perché ci sono in realtà, e stiamo arrivando, ancora un po' di pazienza, ci sono in realtà tre forme di innovazione. Quando fate innovazione, una di queste tre, o un mescolamento di una di queste tre, avviene. O avete inventato la ruota, o avete scoperto l'America, o avete disegnato l'iPhone. Cioè, invenzione, scoperta, design. Mescolate queste in varia misura. Ma oggi, di queste tre, in questo sgabello che è l'innovazione, qual è la gamba che sta avanti? Ma è il design. Chi è che oggi pensa di riformare, ad esempio, l'economia, il mondo del lavoro, eccetera, attraverso invenzioni e scoperte? Design, oh, certamente. Vi ricordate? Cut and paste, nella società delle mangrovie, dove vivono life, vivono nell'infosfera. Questo è il mondo del futuro. Lì c'è la formazione, lì ci saranno i lavori, lì ci sarà il PIL, eccetera. Allora, in questo contesto abbiamo una grande opportunità, che è anche una necessità, il che vuol dire che non abbiamo scelta, il che aiuta, come un po' quando uno va a fare il mutuo sulla casa, c'è un'opzione sola. Ah, fine dei problemi. Dobbiamo disegnare il nostro progetto umano. E su questo progetto umano, qualche parola e abbiamo chiuso, guardando ai nostri moderatori. Ci siamo quasi. Vi ho detto molte cose e di queste cose alcune saranno risultate, spero, ben note, altre forse un po' meno. Vi ho detto che viviamo in questo mondo un po'
con l'acqua salata e un po' acqua dolce, un po' digitale, un po' analogico, un po' online, un po' offline, un po' uno spazio in cui, che chiamiamo infosfera, noi siamo circondati anche da agenti che non sono umani e operiamo anche in modo sempre più, no, digitale. In questo spazio il digitale ha la straordinaria capacità di mettere insieme o scollare cose che noi abbiamo ereditato dalla modernità come uniche o non divisibili e separate e non accoppiabili, stranamente. Vi ho anche detto, dopo qualche esempio, che questo può fare una grande differenza in politica. Lo può fare anche grazie al fatto che abbiamo il design dalla parte nostra. Perché se mi separi e mi unisci le cose, io ho la possibilità di avere un progetto. E allora l'ultima domanda che uno si vuole porre perché fa il filosofo ed è sempre se allora e se allora. Allora, che progetto vogliamo mettere insieme nella società delle mangrovie, dove tutto si attacca e si stacca, eccetera, eccetera? Questo è un possibile progetto. Noi abbiamo vissuto tutta la modernità, soprattutto il Novecento, con il capitalismo incollato al consumismo. Ci è sembrata la cosa più normale del mondo, anzi qualcuno con un po', qualche capello bianco dice, ma che si può scollare? Il digitale ve lo scolla. Può scollare il consumismo dal capitalismo, lasciando il capitalismo come grande motore di creazione di ricchezza. Noi non conosciamo altro motore, è il motore migliore che abbiamo mai inventato. Proprietà privata, competizione, regole del mercato. Questo è quello che fa la differenza. Quello che ha fatto la differenza, mi dicevano, mentre passeggiavamo qui, Como. Ma tutto il resto, distribuzione equa in società e prendersi cura dell'ambiente, questo il capitalismo lo fa male se è anche consumistico. Ma c'è una bella parolina, magari il capitalismo può essere un consumismo non di tipo oggettuale. Questo Chekhov lo diceva, se tu introduci un fucile all'inizio, alla fine della storia deve sparare. E io ve l'ho detto che c'era una filosofia causale e una filosofia relazionale. In una filosofia relazionale non produci cose, produci esperienze. E in questo caso quindi abbiamo questo atteggiamento di cura del mondo e le aziende come buoni cittadini. Questo significa avere coraggio, speranza e fiducia. Parole che oggi non trovate nel vocabolario sociale ordinariamente. Per pensare diversamente, per avere fiducia prima e poi casomai toglierla, ma dare fiducia soprattutto, per sperare controcorrente, perché a sperare, vi assicuro, è faticoso. E per cambiare, anche se è un po' rischioso. In questo caso abbiamo aperto con un classico, chiudiamo con un altro classico. Questo è l'inizio dell'Anna Karenina. Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice invece è disgraziata a modo suo. Non è così. Mi dispiace, ma il povero Tolstoi aveva torto. Si chiama anche il principio di Anna Karenina, lo dice anche Aristotele. Tempi addietro, diceva, a beccare il centro del target c'è soltanto un modo, a sbagliare ce ne sono infiniti. Sì, ma se tu pensi che ci sia soltanto una soluzione. Tornate al design. Il design, l'abbiamo visto, trova mille soluzioni. Allora, le capacità di avere meno vincoli, più opportunità e design, vuol dire che i problemi che abbiamo possono risolversi in maniera diversa. E allora, questo finalino pesante, questa qua la sanno risolvere anche i bambini, quindi non mi dite che vi preoccupa. È un'equazione sciocca sciocca. X meno 2x più 3 uguale 3 meno x. Prima semplificazione, 2x, c'è una più, ce ne sono due meno, la togliamo e ci resta meno x più 3 uguale 3 meno x. Poi siccome il 3 sta da una parte e dall'altra, ci resta più x e più x. E come la risolviamo? In maniera infinita, ci sono infinite soluzioni. Quell'x potrebbe essere un qualsiasi numero. Equazioni, infinite soluzioni. Quanto è possibile risolverle? In modo infinito. Anna Karenina aveva torto. Ogni famiglia infelice è disgraziata a modo suo. Risolvi quella disgrazia e diventerà felice a modo suo. Un problema complicato può avere molte soluzioni. La difficoltà sta nella scelta. Ecco, quindi che vorrei concludere in questo modo. L'età del digitale è l'età del design. Questo lo sappiamo. Dovrebbe essere l'età del buon design. In modo tale da creare una società che non incolli quello che non deve essere incollato e non scolli quello che non dovrebbe essere mai scollato. Grazie.
Grazie mille. Non ho capito la roba della X, com'era? Avete capito la roba della X? Confessate. Senta, allora, premesso in questo attacco a Tolstoi, lei ha perso un estimatore, ma ne parliamo per sé e ne parliamo dopo. Al professor Ferrari, su questo tema così ampio, da matematico. Innanzitutto mi devo complimentare per la brillante presentazione, perché non è facile raccontare i problemi filosofici che emergono nell'Accademia, al di fuori dell'Accademia, secondo questo è un tuo grande merito, perché è importante anche comunicare problemi che alla fin fine ci toccano tutti, perché differentemente dalle rivoluzioni di cui tu parli nel libro, questa ci tocca tutti, siamo tutti agenti in qualche modo in questo processo. Tu parli del ruolo della politica in queste scelte. Allora, la prima domanda che mi viene da porti è questa. Abbiamo vissuto un periodo di corsa frenetica, no? L'innovazione tecnologica sta correndo, diciamo, da una ventina d'anni in modo evidente. Non pensi che ci sia un'incompatibilità tra i tempi della politica e i tempi di questi processi che sono in corso e non ci sia il rischio che alla fin fine la politica si limiti a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati? Sì, penso proprio di sì, cioè che ci sia il rischio, ma ci siano anche due incomprensioni di fondo. Una fondamentale è che la politica stia lì ad inseguire qualcuno invece di dare la direzione. Allora me la cavo con un'analogia. Se noi siamo in macchina, la politica che cosa fa? Ha il volante, non l'acceleratore. La tecnologia può spingere sull'acceleratore tanto quanto vuole, l'importante è che ci sia qualcuno che sa guidare. Se la politica non ci guida, cioè se la politica non è con la P maiuscola, allora sì che io sono spaventato perché c'è soltanto l'acceleratore, lo sa il demonio dove stiamo andando, ma se la politica facesse il suo lavoro di direzione, quindi non di dire quanto velocemente la società si sviluppa, ma in che direzione si sviluppa, allora secondo punto, se andiamo dalla parte giusta io non vedo l'ora di arrivare. Allora, magari se andasse dalla parte giusta, non vedremo l'ora di avere quell'innovazione. Questo secondo me è un po' il rischio. C'è una politica che pensa di dover essere lei a dire quanto velocemente invece di gestire la direzione del cambiamento. Sulla direzione io sarei ottimista sulla possibilità, sulla realizzabilità di una politica che dà direzioni, questo è un altro discorso. Però il tema che si pongono tutti, allora in questa società appunto che è delle mangrovie del futuro eccetera eccetera, ma chi è che comanda? Perché il problema non è tanto che la politica non guida, non dà la direzione, ma c'è un altro al volante. Allora, spacchiamola in due questa domanda, un po' cut and paste. Chi comanda e chi dovrebbe comandare? Ecco. Allora, chi comanda oggi soprattutto fanno il bello e il cattivo tempo le grandi aziende del digitale, sicuramente. Perché ovviamente sono più veloci, hanno grandi capitali, sono più dinamiche, sono multinazionali e hanno più possibilità di cambiare il mondo in modo tale che la politica, come dicevamo prima, finisce per fare un lavoro sbagliato che è quello di inseguire. Chi dovrebbe è invece la società. Sono quel we the people che ho detto prima. Lo abbiamo sempre fatto, possiamo farlo, potremmo continuare a farlo se volessimo. È un po' quello, per riutilizzare l'analogia di prima, che stando in auto dice va bene, portatemi dove volete. E poi però se ti portano nel posto sbagliato te la devi riprendere con te stesso. Cioè se la nostra società, fuori di metafora, decide di delegare alle grandi aziende la creazione dello spazio digitale, poi se queste fanno come vogliono, di chi è la colpa? Loro o di noi che le abbiamo lasciate operare? Ecco, a livello europeo stiamo facendo molto lavoro nella direzione giusta, c'è il GDPR, ci sono varie regolamentazioni, insomma, si sta vedendo un orizzonte leggermente più ottimista. Si può fare di più e si può fare meglio. Non so se vuole... Lei ha c'è quel famoso aforisma di, non so se di Oscar Wilde o Russo, ma è lo stesso, che dice: chi è il pessimista? Il pessimista è un ottimista che si è informato. Lei, che appunto questo ottimismo di base, ritiene essere informato a sufficienza sul quello che c'è in ballo in questo nuovo mondo? Cioè, ovvio che l'ottimismo è un po' un obbligo per poter andare avanti e studiare, progredire e investire. Però
appunto, non si nasconde i grandissimi rischi di questa velocità tecnologica, appunto, che toglie la guida dell'automobile ai delegati dei cittadini. Sì, io direi che, per controbattere un po' giustamente, che l'ottimista è un pessimista che ha fatto uno sforzo. Perché a essere ottimisti è difficile, ci vuole lavoro, è correre in salita. A fare i pessimisti sono bravi tutti, nel senso oggi basta guardare il giornale. Allora, il pessimismo viene nutrito dall'incertezza, non so che succede, dall'ignoranza, non capisco cosa succede, dal dubbio che qualcuno da qualche parte stia facendo qualcosa di sbagliato, il sospetto. Allora, ignoranza, incertezza, sospetto. È praticamente quello che leggiamo sui giornali, quello che sentiamo dalla televisione, quello che leggiamo su Facebook e così via. Allora, inevitabilmente noi finiamo per generare pessimismo e non siamo in grado di vedere anche i lati positivi. Non è che tutto questo finisca sempre bene o sia, insomma, un ottimismo così un po' sgangherato, disinformato. L'ottimismo emerge da quello che potrebbero essere le opportunità, che sono davanti a tutti e sono facilmente cogliibili: opportunità legislative, opportunità sociali, opportunità anche delle aziende di fare la parte che devono fare. Ora, è diverso, tuttavia, adesso il momento Gramsci avviene, cioè all'ottimismo così, della ragione, io invece sostituirei la frustrazione della ragione. Perché la frustrazione, che non è pessimismo, è vedere le opportunità non colte, vedere quello che si potrebbe fare e che non viene fatto. Allora, questo sì che è invece frustrante, e secondo me qua c'è moltissimo da fare e si può fare. Se poi c'è la volontà di fare i sacrifici e subirne i costi, è questa un'altra storia. Certo. Ovviamente, se poi volete fare delle domande, mi segnalate che vi faccio parlare. Però, ecco, domande sul tema, mi raccomando, anche sintetiche. No, l'ultima, poi lascio la parola. Stando sempre su questo, che è interessante. Allora, l'estate scorsa, o quella precedente, c'è stata una divertentissima lite tra Zuckerberg e Elon Musk. Lì c'è anche questa componente molto autoreferenziale, molto narcisista, molto egocentrica, perché fa parte dei personaggi, visti i livelli a cui sono arrivati, tra l'apocalittico, no, e l'ultra ottimista. Allora, Elon Musk, come è noto, dice: no, qui ci perdiamo il controllo, diventa una cosa da film di fantascienza, con i robot che prendono, decidono da soli cosa fare, diventano un pericolo per l'uomo. Mentre invece Zuckerberg è sempre replicato, invece tu non vedi, sei solito catastrofista, non vedi l'aspetto invece positivo, innovativo, di quante cose importanti possono fare queste innovazioni, possa dare all'umanità. E Musk gli ha risposto dicendo: purtroppo lui non ha gli strumenti culturali per capire la sottigliezza della questione, che era una mazzata, proprio, ripeto, che si basa anche su questioni molto personali, che poi sono tutti uguali alla fine, no? Se che tu sia il bar dello sport o sei il top di gamma del mondo, poi alla fine finisce sempre a parolacce. Però il tema, per quanto finisce sempre a parolacce pesantissime, il tema però è veramente cogente. Allora, lei, fra i due, anche se già intuisco, cosa vede, per quale dei due, come dire, tifa, e quanto valuta comunque importante l'obiezione dell'altro? Sì. A me piacerebbe tanto che venissero a fare un corso da noi, a imparare qualcosa, tutti e due, perché così capirebbero qualcosa del mondo, e invece di parlare l'uno contro l'altro in maniera sbagliata, tutti e due. E uno, perché un ottimismo californiano, cioè un po' così, lo dico californiano non perché per ragioni biografiche, non ha senso. Nel senso, il mondo sta andando in una direzione sicuramente di grandi opportunità, ma anche di grandi rischi. E adesso li vediamo subito un paio. L'altro, perché parlare di catastrofismo, quando io adesso lo ricordo spesso anche ai miei ragazzi, quando tutte le mattine che voi vi alzate, quando prendete il caffè, ricordatevelo, 700 milioni di persone ogni mattina non hanno accesso all'acqua potabile, ogni mattina. Ecco, dire con serietà che il maggior rischio che l'umanità sta correndo oggi è Robocop è scandaloso, è immorale. Allora, questo lo possiamo mettere da parte. Andare su Marte. Siamo fuori, ecco. Cioè, di tante cose bisognava andare a rottamare un'automobile, ecco, in cielo. Allora, ci sono modi più intelligenti di spendere i propri soldi. Detto questo, però anche il nostro Zuckerberg non è che l'ha detta giusta. Allora,
quali sono i veri rischi? I rischi sono abbastanza semplici e sono legati, io parlo con questa sicumera, a parte perché viene naturale a Oxford, cioè, se no non ci arrivi lì. L'esame di ammissione. Cioè, è nel DNA. No, ma anche perché abbiamo appena pubblicato con il mio gruppo un articolo su Science Robotics, insieme a grandi roboticisti nel mondo, sulle 10 grandi sfide della robotica nel mondo. Tra queste, ve ne elenco due o tre velocemente, quelle che sono tipiche dell'AI, cioè dell'intelligenza artificiale, cioè che non vengono da ci sono tanti problemi, arriva l'intelligenza artificiale e me li acuisce. Quelli va bene, ad esempio la privacy, ma quello è legato ai dati, non è legato all'intelligenza artificiale. I problemi specifici dell'intelligenza artificiale sono, ad esempio, il fatto dell'influenzare le azioni altrui. Noi abbiamo costruito degli oggetti che agiscono al posto nostro, non è mai successo nell'universo. Prima c'era il cane, va bene, ma una qualcosa che impara qualche cosa da come interagisco, è in grado di prendere qualche decisione autonoma. Queste decisioni autonome poi feedback sul cambiamento del proprio comportamento. Parlando anche proprio della caffettiera dentro casa, cioè niente di fantascientifico, se giorno dopo giorno questo oggetto, e vi ho fatto soltanto un esempio, interagisce con me e mi invita, mi dà una spintarella, mi ricorda che forse voglio questo piuttosto che quest'altro, ogni minuto, ogni ora, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, è la classica goccia che fa un buco così sulla pietra. Io penso di essere la pietra, ma quel click, tip, 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 alla fine l'intelligenza artificiale modificherà il mio comportamento. Allora, chiudo per fare un piccolo esempio, Zucker non ha tanto ragione, perché lo stiamo controllando, questo problema dei tanti vari, vi rimando all'articolo, no, non ci stiamo pensando. Vedi esempio Facebook, dove questo avviene costantemente. Cioè, il dare alle persone quello che vogliono, influenzarle, spingerle con meccanismi automatici, è pericoloso se non siamo in grado di controllare tutto questo. E non c'è nessuna fantascienza qui, questo è un compito ordinario. La prossima volta che comprate quel libro, perché Amazon vi ha detto ti è piaciuto tanto il primo Harry Potter, compra anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, hai letto tutto Harry Potter, negli ultimi 5 anni non hai letto nient'altro, com'è successo? È perché quell'algoritmo lì gentilmente. Allora, questi sono, come molti altri, problemi molto seri e quindi qua bisognerebbe intervenire. Non c'è il rischio che le tecnologie che stiamo utilizzando in qualche modo determinino il modo in cui ci comporteremo in futuro? Cioè, alla fin fine le tecnologie sono disegnate in modo che noi le possiamo usare in un certo contesto, però questo fa sì che noi impariamo ad usarle in quel modo e questo ci condiziona. Mi viene in mente l'esempio della tastiera del computer, no? Che nasce per diciamo così, limitare la velocità per via di problemi meccanici e dopo 150 anni ce la portiamo dietro ancora in quel modo, anche se sappiamo che non è la tastiera migliore. Sì, noi abbiamo problemi sia di cosiddetta legacy, cioè le cose fatte in un certo modo si fanno e continuano a fare in quel modo. Ed è questo un po' un vincolo. È l'incapacità di pensare il nuovo, cioè di pensare quello che non è stato pensato. Nota all'atere, ogni tanto qualche filosofo che io dice pensare l'impossibile, ma come si fa a pensare l'impossibile? È impossibile, quindi pensare l'impossibile non si può pensare, va bene, però pensare il non pensato, quello sì, e questo la legacy ce lo può impedire. Poi c'è il comportamento, c'è le abitudini che noi abbiamo. Ora, una cosa buona della tecnologia, di nuovo non voglio porre tutto l'accento sulle cose buone, ma c'è anche questo, è che nel suo essere così disruptive, cioè nel rompere gli schemi, ci permette anche un momento di cambiamento, dire, ah guarda un po', si potrebbe fare diversamente. Cogliere queste opportunità di cambiamento in maniera costruttiva e positiva, questo è quello che noi dovremmo fare. Non lo facciamo e non lo facciamo abbastanza, su questo sono d'accordo, ma le opportunità di rottura sono anche quelle di cambiare strada. Senta, appunto, visto che lei è comunque uno di buone letture, cioè, la strada di Mangrovia è una cosa un po' salgariana, ovviamente, no? Uno immagina. Bravissimo, quel Sandokan. Quel mondo lì, che abbiamo letto tutti da ragazzi. Questa, invece, poi, in un altro passaggio che lei ha detto già adesso, ma ha ribadito in un'intervista al nostro giornale, è invece molto pasoliniana, cioè lei dice che per sua natura il mercato ti trascina verso l'omologazione, perché è molto più comodo, dicevamo, no? Di omologarti su un pensiero di fatto unico, hai detto quella cosa, quindi quell'autore, quindi quella scuola di pensiero, quindi metto le cose simili o profilate su quella tipologia lì e ti ricostruisco e penso un po' per te, no? E dicevo, è un problema da affrontare. Benissimo, visto che è così, perché è così, appunto Amazon, che tra l'altro
io sono un cliente totale di Amazon, però capisci che appena ti ha profilato tu sei fregato. Parlo per esperienza. No? E ti arriva tutto quello che ti piace, che potrebbe piacerti, che comunque hai già letto o di simile. La barriera mobile che noi poniamo qual è? Se tu ci hai pensato, vai per intanto, procedi, perché lui intanto ti trasforma mentre tu lo segui. Qual è la barriera non ideologica ma pratica, pragmatica, si può porre per salvaguardare la tua identità? No? Allora, la barriera... No, mi sembra un po' un po' anni 70. Ma quello che si può fare qui sicuramente è tornare a qualche fondamentale, che poi non è tanto la libertà dell'individuo quanto la sua autonomia, cioè la capacità di darsi regole che uno rispetta perché se le è autoimposte. E questo può avvenire in tutti i contesti. Noi, ad esempio, tanto per entrare un po' nello spicciolo, a Oxford una delle ragioni per cui noi insistiamo così tanto sullo sport, perché lo sport insegna assolutamente questo. Insegna a essere all'estero, controllare se stessi. Iniziamo a sbaccare, no? Sul calcio, una strada adesso, è finita. Non entriamo in questa serata, è finita. Finisce male. Allora, insegna anche il cosiddetto self-control, cioè la capacità di avere, esercitare e sviluppare autonomia. Questo è sicuramente fondamentale. Questi sono i fondamenti. Poi bisogna ricordare anche una cosa, questo va detto perché sennò uno sembra veramente che vuol fare tutto rosa e tutto bello. Lo dice anche il Vangelo, tanti sono chiamati ma pochi si salvano. E questo purtroppo è così, cioè a tutti bisogna dare l'opportunità di essere liberi e autonomi, ma quanti lo saranno veramente? Io non sono ottimista. E d'accordo, e chi dovrebbe dare gli strumenti a chiunque, perché se la famiglia, la scuola, eccetera, eccetera, sono sempre quelle... Allora, la panacea è quella dove dobbiamo sempre apparare, cioè qualunque cosa funzioni male, dal piove, cioè, è la scuola, la scuola, no? Cioè, comunque, cioè, gira rigira, finisce sempre sulla scuola, il che è una sciocchezza, no? Cioè, la scuola non può salvare tutto e chiunque è l'opposto di tutto, il lavoro, l'educazione, ecco. Allora, questo è un po' sparare sulla povera Croce Rossa. Allora, non vorrei caricare la scuola di impegni che sono già onerosi, vorrei caricare un po' di più la società, cioè perché nel senso proprio dell'educazione familiare, di quello che succede fuori dalla scuola e dall'educazione familiare, cioè l'idea che anche i social media possano essere un po' più costruttivi nel darci un po' di meno di quello che vogliamo. Questo l'ha detto anche Facebook subito dopo le elezioni di Trump. Poco prima il mantra era: noi diamo a quello che vogliono, cioè io do alle persone quello che vogliono. Subito dopo, visto che hanno voluto le cose sbagliate, dice no, costruiamo comunità. E chi lo decide quella roba sbagliata? Se no qua è finito. Perché Trump allora non va bene, allora? Scivolosissimo. Siccome i rischi sono notevoli, allora preferiscono parlare di costruzione di comunità. Costruzione di comunità, c'è un'altra, ci sono altri problemi di tipo diverso, ma non è più dare tutto, o meglio, dare quello che le persone vogliono a chi lo vuole. Perché l'ultima volta abbiamo fatto così, hanno scelto Barabba. E non solo, c'è una lunga serie di esempi in effetti. Però appunto qua non è che riusciamo tanto a uscire da sto nodo qua, perché cioè, non è il rischio più grave in assoluto è la formazione di un grandissimo messaggio di politicamente corretto, che se tu vai fuori dall'immagine canonizzata dal social media sei fuori, qualsiasi cosa tu dica. Sì, questo secondo me può... Cioè, tipo, un autore come Cellini va fuori subito, ecco. Non si legge. Allora, c'è un... Perché bestemmiatore, paranazista, antisemita, cosa facciamo? Non lo leggiamo più? Chi lo decide? Allora, anzitutto potrebbe non essere una gran perdita. prendo e esco dalla sala. No, poi dipende anche dall'età e dall'educazione di chi legge e di chi lo avvicina. Questo è un po' come dire, ma possibile, vogliamo evitare il nudo online? No, dipende dai contesti, da chi lo utilizza, da come viene utilizzato, cioè dal consumo. Quindi generalizzare in tutto niente, la censorship, cioè censurare o non censurare, non è così, lo vediamo anche con i film, lo vediamo con la cultura. Il problema è che oggi veramente tutto è soltanto a un click di distanza da tutti, e questo è un po' troppo diretto, un po' troppo semplice, non ci sono più filtri, qualche filtro in più, no, regolamentare quelli non starebbe male. Ora, poi, un certo conservatorismo, mi sta anche la cravatta, non ci sta male qua. L'idea però di fondo è aiutare il fondamento della tolleranza a essere giusto,
Cioè la tolleranza, quando è eccessiva, lo dicevano tutti, John Locke, Popper, la tolleranza eccessiva poi finisce per essere ingiusta. Allora il regolamentare, tenere la tolleranza sul proprio binario, vuol dire avere un po' più di giustizia. In un articolo, io ho letto, che lei ha ritweetato, ho letto che l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna hanno perso la sfida al digitale, la pubblica amministrazione. Bene, la mia domanda è, quali stati invece praticamente in Europa l'hanno vinta o potrebbero vincere? Questa è la domanda. Allora, in Europa non tanti, sono i stati piccoli, Latvia, questi stati qui, la Danimarca, un po' i paesi scandinavi, i paesi baltici stanno molto più avanti di noi, e è anche più facile, arrivi dopo, non ci sono legacy, non ci sono infrastrutture, le costruisci dal nulla, il salto della rana ti poni subito al massimo vertice, sono posti anche molto piccoli, quattro gatti, insomma, è facile. Singapore, Hong Kong, questi sono i posti dove, ma anche la Corea del Sud. Ora, la cosa buona del perdere il treno è che c'è un altro treno. E quindi, semplicemente appoggiarsi su un certo disfattismo, dire abbiamo perso il treno, non c'è più niente da fare. Non è così, purtroppo, perché allora potremmo tranquillizzarci, cioè, è finita, arrivederci. No. La sfida continua. Ad esempio, il commercio online per l'Italia è un'opportunità strabiliante. Non la stiamo cogliendo. Noi siamo, ad esempio, molto indietro rispetto alla Francia, che sta già indietro rispetto ad altri paesi. Allora, quanto sarebbe difficile cominciare a pensare che se vendi qualcosa è meglio che lo vendi dentro la società delle mangrovie, perché è lì che sta tutta la gente. Se 2 miliardi di persone stanno su Facebook, forse quel mercato andrebbe curato, ma in Italia questo non sta avvenendo, si può fare domani. Tornando al appunto ottimisti e pessimisti, lei ha detto che il pessimismo nasce comunque dall'incertezza, dal sospetto, dall'ignoranza. Mi è venuta in mente una frase che recentemente ho ascoltato di Eliana Segre, che ha detto in Italia i milanesi ebrei che erano ottimisti sono stati uccisi, i pessimisti ce l'hanno fatta e se ne sono andati. Quindi c'è sempre questa cosa da considerare, che cosa succede se non si interviene, perché penso comunque sia vero, in Europa stiamo facendo tanto, il GDPR è una cosa che noi facciamo per, come risposta a qualcos'altro, però ci abbiamo messo 4 anni a fare il GDPR, probabilmente già vecchio. Quindi come si fa ad essere veramente, a fare qualcosa in tempo utile? E poi un'altra domanda che è relativamente all'artificial intelligence, secondo me si dovrebbe molto lavorare sulla deterrence e come si può lavorare su questo argomento. Sì, poi parlo col suo professore, queste sono domande difficili, ci eravamo messi d'accordo. Cioè, no, non è vero, non so neanche che sono qua. No, sto scherzando. Va bene, allora, sono domande difficili e quindi le risposte cercherò di farla breve e cavarmela così. Sulla prima, pessimismo, ottimismo, io ricordo sempre a tutti che a essere ottimisti, vi ricordo, è difficile, è faticoso. A fare il pessimismo, cioè quello che dice va tutto male, non funziona niente, e che ci vuole? Quanto è difficile? Ovviamente non funziona niente, ovviamente va tutto male. E allora? Allora sarà il caso di rimboccarsi le maniche, no? Allora, in questo contesto, quello che è veramente difficile non è tanto scegliere, perché poi madre natura, grazie a Dio, cioè, con un po' di biologia ti fa ottimista e ti fa pessimista quando nasci e buonanotte. O così almeno dice mia moglie quando io le parlo. Ma in questo contesto è capire, va bene, al di là di questi atteggiamenti un po' moraleggianti, ma che cos'è che si può veramente fare? Allora, una delle cose, ad esempio, che noi nel nostro paese, in altri le cose sono diverse, che abbiamo completamente sganciato, vedi, cut and paste, è un'enorme, straordinaria riserva di buona volontà, che è sociale, dalla politica. Oggi la politica è vista veramente come una cosa tossica, cioè qualcosa dalla quale chi ha un po' di buona volontà, un po' di intelligenza, un po' di rigore, un po' di onestà, sta un po' alla lontana. Ci sono eccezioni, ci sono straordinarie, ma normalmente la persona ordinaria dice politica, no, non me ne occupo, cose brutte, quando invece la politica vuol dire questo, cioè vuol dire mettersi insieme e discutere e cercare una soluzione comune. Allora, se la politica non è quella di Cicerone, non è quella di Tucidide, ma è quella del sottobosco un po' romano, cioè, ricorda un po' così il sottoscritto, è certo che allora la soluzione non si trova. Allora, la soluzione che io intravedrei, non questa sera, non in questo contesto,
Ma la direzione sarebbe quella di cercare di riutilizzare quelle forze straordinarie che ci sono nella società e farle riavvicinare alla politica, o cambiare la politica perché si avvicini a loro. Fin tanto che questi due mondi hanno deciso di non parlarsi più, ad esempio tutto il volontariato, più di 6 milioni di persone in Italia danno il proprio tempo gratuitamente alla società. Guardate che è un numero straordinario. E tutte queste persone buone che fanno in politica? Ne stanno lontana. Allora, questo riavvicinamento sarebbe importante, vedi il no, incollare le cose. Quanto alla deterrenza, ci sono passi avanti, ma anche lì non si vuole fare il sacrificio ultimo, che è quello di darci delle regole, perché quando poi ci sono le regole bisogna anche rispettarle. Allora, una delle cose che sono successe recentemente, c'è stato un fallimento notevole a livello europeo di accettare le cosiddette red lines, cioè cose oltre le quali non si può andare, se vai oltre paghi multe, sconti, eccetera. Cioè, ci sono delle penalizzazioni. Questo non l'abbiamo fatto perché abbiamo paura di del poi, soldo per poi dover implementarle. E poi c'è l'economia. Ci sono poi questioni economiche, ma vi ricordo, l'economia da sempre è vero che vuol fare la differenza in politica, ma quando la politica fa la voce forte, l'economia segue. È quando la politica è debole che l'economia determina la politica. Quando la politica è forte, nel senso serio, determina la politica e anche l'economia, cioè manda le cose nella direzione giusta. Allora, una politica debole, un mondo socialmente, diciamo, scollato, lascia poi la decisione a quelle poche forze che sono disponibili, che sono economiche e soltanto economiche. E siccome il capitalismo è un grande motore, come abbiamo detto prima, ma non si cura né della società primariamente né dell'ambiente, noi ci troviamo con questo motore che produce molta ricchezza, ma non la distribuisce bene e fa male all'ambiente. Per riparare queste due cose serve la politica. La politica però con la P maiuscola è quella di cui abbiamo bisogno. Fin tanto che noi però questo rincollamento società e politica non lo effettuiamo, la politica sarà con la P minuscola e quindi il problema torna a essere quello che lei indicava. Ci sono esperienze di politica positiva che vanno in questa direzione in Italia o altrove? Nei termini di policy, cioè di politica nel senso di prassi, di mettere su qualche regola e fare le cose fatte bene, il mondo ad esempio della salute è pieno di buoni esempi. Cioè nell'ambito della salute ospedaliera, del medico curante, della farmaceutica, veramente il digitale ha fatto dei passi da gigante, ha permesso molto di più a molte più persone, ha distribuito più vantaggi. Lo guardo come un esempio un po' peculiare perché è anche un caso in cui ci sono grandi finanziamenti e grandi interessi a fare del bene, perché ne va appunto del meccanismo in questione. Cioè lì dove l'interesse economico si collega anche naturalmente a far bene alla società, vedi appunto il mondo della salute, entriamo in una zona in cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali in generale fanno molto bene. È quando questo abbinamento non è così naturale che ci vuole la politica per mandare la direzione giusta, e lì sono un po' più dubbioso. Diciamo. Parliamo di politica, allora non possiamo nasconderci del fatto che il cambiamento è talmente veloce, talmente vertiginoso, talmente rapido che non tutti riescono a stare al passo. Cioè non possiamo pensare che tutti riescono a riconvertirsi completamente, soprattutto quando è passato molto spesso i 40. Allora, qui c'è un problema oggettivo, sociale, di protezione, di ammortizzatore, di ridisegnare il welfare. È un problema che è sul campo, questo qua dice o ti adegui, galoppi, o ti arrangi. Perché è un problema sociale, psicologico, economico, antropologico notevolissimo. Quali sono le, cioè come si fa a proteggere chi non riesce a stare al passo con questo cambiamento velocissimo? Allora, qui ci sono sia buone notizie. Cioè, qui sarebbe proprio il compito anche della politica, sarebbe veramente questo, no? E qui ci sono sia buone notizie sia cattive notizie. Le cattive prima. Le cattive notizie è che le aziende, almeno per quanto ne so io, Davos e Financial Times Meeting e così, non sono veramente molto disposte internazionalmente a fare un reskilling di nessun genere. Cioè l'idea che a un certo punto il mondo aziendale si potesse far carico della rieducazione del proprio personale, eccetera, così sui libri di scuola, ma nel mondo aziendale non sta avvenendo. E io, se Mario non lavora, non lavora bene, aspetto che vada in pensione e poi lo sostituisco o con Laura che è più giovane, più svispa, o con Robottino. Insomma, il reskilling aziendale non è, almeno a Davos ormai non se ne parlava più come una cosa proprio, è da mo che è passata, caro professore. Così dell'anno scorso, so much last year. E,
Questa è la cattiva notizia. La buona notizia è che noi viviamo in un mondo ricchissimo. Il mondo non è mai stato tanto ricco quanto oggi. E quindi abbiamo tutte le risorse per ammortizzare quello che oggi è una trasformazione radicale molto veloce, ed è la velocità il guaio, perché le future generazioni trarranno grandissimo vantaggio da queste trasformazioni. Cioè il futuro, se le cose le mandiamo nella direzione giusta, ed è un grande se, può darsi di no, magari lo distruggiamo, ma se le mandiamo nella direzione giusta, il futuro sarà meglio del presente, ma un futuro un po' distante. E mentre arriviamo a quel futuro, la generazione corrente ne soffrirà, e quindi qualcosa per questa generazione corrente va fatto. Che poi si chiamino ammortizzatori sociali, si chiami capitale di cittadinanza, e questi sono vari mezzi e strumenti per cominciare a vedere come si riesce a far salvare la pelle a chi la pelle ce l'ha rimessa. Ma non farei né troppo carico sulle aziende, né mi nasconderei il fatto che la sofferenza sarà oggi per vantaggi futuri. Quindi ipotecare qualcosa del futuro a vantaggio del presente potrebbe essere una buona idea. Ma non si può pensare anche che l'intelligenza artificiale in questo senso possa fornire uno strumento per ricollocare queste persone? Alla fin fine sono strumenti per aumentare la produttività, le capacità. Sì, io non sono pessimista affatto, anzi, credo che la tecnologia digitale in senso ampio e l'intelligenza artificiale in senso specifico produrrà più lavori e una varietà di lavori di tipo diverso. Sono un po' preoccupato dalla transizione. Mentre fa questo, noi vediamo una polarizzazione di veramente straordinarie ricchezze accumulate e una minore distribuzione della ricchezza tra chi ne ha più bisogno. Allora, se ad esempio il livello di povertà in Italia cresce e sta crescendo, non è pensabile che la politica non se ne occupi e faccia finta di niente, oppure tergiversi con soluzioni del tutto accademiche, parla l'accademico appunto da lavagna, dicendo magari se ne occupa il mondo aziendale o la scuola. In qualche modo bisognerà anche che la transizione, proprio perché l'intelligenza artificiale e le altre varie tecnologie creeranno benessere, che la transizione venga gestita in maniera meno dolorosa possibile. La speranza è che venga fatto in maniera oculata. Ecco, questo secondo me è una questione della politica di oggi. Volevo chiederle, usando una metafora, perché lei proprio con questa metafora della società delle mangrovie di fatto ridefinisce appunto un problema e ci presenta un'immagine anche suggestiva, e che ne è in qualche modo della generazione o dell'anima, per usare una parola aristotelica, taglia e incolla. Nel senso che, circoscrivendo una situazione che precede la politica, che è quella del, viene da dire, della gente, del popolo sovrano, e guardandola nella dimensione della pedagogia, io la sensazione che ho è che di fronte a questo mondo, in cui in teoria le informazioni sono in quantità impressionante, e quindi le metafore, quindi la creatività possibile ancora molto di più, perché sono quelle relazioni tra informazioni che generano il nuovo, la sensazione invece è di, in qualche modo, giovani o anche bambini, più ancora che giovani e ragazzi, in cui siccome tutto è stato detto, non c'è uno spazio per qualcosa di nuovo. Quindi paradossalmente in un mondo dove dovrebbe esserci una marea di creatività c'è la sensazione di essere di fronte a una società o con una carenza di informazioni, cioè a livello a volte di una sorta di ritardo per deprivazione culturale, oppure di incapacità di creatività, perché si ha come la consapevolezza che tutto è stato detto. Mi chiedo che funzione possa avere invece un vuoto che non c'è, cioè c'è tutto, tutto è pieno, tutto è al massimo, eppure la sensazione che di creatività non ce ne sia tantissima. Anche perché mi viene da dire, è nel metaforico il salto di creatività, cioè è nel generare qualcosa di nuovo a partire da una analogia, però la sensazione è che, come a dire, di salti molto molto grossi, di quelli che hanno segnato la storia in qualche modo anche del pensiero, in questa stagione non ne vediamo tanti, salvo la rivoluzione informatica, sia chiaro che è totale. Sì, mi trovo impreparato, nel senso che io ho proprio le visioni opposte. Ho l'impressione invece che ci sia una straordinaria capacità creativa, che questa capacità creativa venga ulteriormente ingigantita dalle potenzialità del digitale e non solo, che le opportunità che oggi ha un ragazzo o una ragazza che magari, tanto per essere specifici, è nato a Guarcino, in provincia di Frosinone, e con un click ha accesso a tutto,
tutto quello che l'umanità ha scritto, ha pensato, può parlare con qualunque compagno o compagna di scuola, ecco, quella libertà sia positiva, che poi la utilizziamo male, beh, colpa nostra, che poi tutta questa capacità di scoprire, inventare un mondo straordinario davanti a noi che non è stato ancora mappato, non lo facciamo, è colpa nostra. Però ecco, non vorrei che si esternalizzasse su un mondo ormai un po' ingessato, un po' mummificato, non c'è più nulla da dire, non c'è più nulla da fare, siamo un po' arrivati, c'è una sorta di stanchezza, passatemi il termine, un po' tardi, occidentale, quello che in realtà invece è una stanchezza nostra, privata, personale, magari di dire, oddio, ne ho viste tante. Ecco, io vi assicuro che, almeno forse dall'osservatorio sbagliato in cui mi trovo, ma i ragazzi che arrivano a Oxford hanno energia da buttare via, hanno idee che non si sa come stargli appresso, che alcuni dei ragazzi hanno già chiuso, si pagano i loro corsi, avendo chiuso la startup con cui hanno iniziato a 18 anni. Allora dirgli, signori miei, siete un po' arrivati, siete un po' vecchi, cioè non c'è più niente da fare, ma se quello si sta pagando gli studi con un paio di milioni di dollari che si è guadagnato facendo una startup di riciclo di pezzi interni dei computer in California, uno dei miei studenti l'anno scorso, allora dice proprio, beh, insomma, questa mancanza di inventività, questa mancanza, non credo. Allora piuttosto direi, creiamo le condizioni affinché queste capacità vengano e questi talenti vengano veramente valorizzate, e le condizioni sono competizione, non vita facile a tutti, quella a moscia chiunque. Metteteli un po' a correre, fategli vedere che si può fare un po' di più e qualche sforzo in meglio, e allora io direi che poi tanta inventività, tanta capacità si sviluppa, l'imprenditorialità si apprende ed è rischiosa, ma l'abbiamo sempre avuta, soprattutto in questo paese, non vedo perché non potremmo averla di nuovo e in maniera abbondante. Quindi ecco, devo dire la verità, mi trovo un po' impreparato in questo punto. Mi sembra aver colto una velata critica al reddito di cittadinanza, mi sembra. Questa sua è altissima. Sì e no. Ti stai a casa e ti do, cioè, il reddito di cittadinanza secondo me è stato presentato male. È presentato male, ma dico, sì, viene... quel suo studente dei 2 milioni di ma viene presentato male perché viene presentato come se fosse una sorta di prepensionamento, che non è così. Cioè il reddito di cittadinanza è quello che io interpreterei ad esempio come ti presto una borsa di studio tutta un'altra cosa, certo. Allora, certo. Quello sì, ma per questo io preferisco parlare di capitale di cittadinanza. Sì, volevo dire una cosa sulla creatività dal mio punto di vista. Io sono in un corso di laurea in informatica e secondo me la creatività si vede, nel senso che gli studenti che arrivano con proposte significative in un ambito in cui, cioè, se uno si prende in mano il telefonino, guarda la Play Store, l'App Store, insomma, sembra di trovare tutto, no? Che non ci sia più niente, che uno si possa immaginare, e invece le idee saltano fuori, tant'è vero che tra la zona di Como e la zona di Varese sono nati degli incubatori tecnologici che fanno proprio dei bandi apposta per studenti che arrivino con idee significative da proporre, e a questi bandi rispondono, per cui io non la vedo neanch'io così negativa questo aspetto della creatività. Mi sembra che il tema di questa sera in fondo fa parte del tema forse più ampio dei rapporti fra scienza e etica, di fatto, no? E quello di stasera è uno dei temi, non è l'unico, ce n'è qualcun altro altrettanto importante, magari forse anche più difficile, quello delle biotecnologie, per esempio, quindi la possibilità che so di ritoccare i meccanismi di funzionamento del cervello umano, eccetera. Allora, questo tema a me sembra che sia imposto all'opinione pubblica, diciamo, per la prima volta con la bomba di Hiroshima e col pericolo nucleare. Allora, per finire un po' con una nota di ottimismo e chiudo, cioè questo pericolo nucleare che tuttora persiste, però in una qualche maniera si è riusciti a tenerlo sotto controllo. Ecco, quindi la speranza, cioè, è una domanda se vuole, cioè non pensa che, diciamo, questo possa essere un esempio di come questi problemi alla fine possono essere risolti o tenuti sotto controllo? Allora, grazie, perché questo mi permette appunto di chiudere anche una nota vagamente ottimista. L'ottimismo sta appunto nei tempi lunghi, cioè come con il nucleare, così come ad esempio le armi batteriologiche chimiche. Anche lì c'è molto ancora da fare, ma siamo riusciti almeno ad evitare disastri internazionali.
Ecco, c'è di che ben sperare. Perché moderatamente ottimista e non del tutto ottimista? Perché ci sono volute due bombe. Cioè, noi abbiamo sganciato, noi, umanità, o beh, gli americani, hanno sganciato due bombe atomiche su due città, che oggi, a pensarci, ma neanche un brutto film. Cioè, ecco, io non vorrei che prima di cambiare strada, prima di capire che cosa bisogna fare, sganciassimo un altro paio di bombe digitali da qualche altra parte. Allora l'invito al quale mi unisco è ottimismo, ma pensiamoci ora, perché si può fare, si può fare meglio e si possono evitare le due bombe. Non è necessario che la storia si ripeta, cioè che si apprenda facendo prima qualche disastroso errore e poi cambiando strada. Siccome queste osservazioni ormai le abbiamo imparate, siamo tutti un po' cresciuti, magari prevedere, come diceva anche la nostra collega di Torino, e dire fare un po' di prevenzione, e questo sarebbe una buona idea. Allora, ottimismo della ragione, quasi. Grazie mille a tutti. Grazie.